Benvenuti ragazzi a questa nuova video lezione. Parleremo della proposizione subordinata comparativa. Questa subordinata comparativa richiama il complemento di paragone. Infatti indica un confronto con quanto è espresso nella reggente. Andiamo a vedere un esempio. Giulia è più generosa di quanto lo sia Sara. Di quanto lo sia Sara è una subordinata comparativa, perché indica il confronto con quanto espresso nella reggente. Qui non abbiamo una parola chiave da ricordare, ma comunque conviene memorizzare la parola confronto. Infatti la subordinata comparativa indica un confronto con quanto viene espresso nella proposizione reggente. Come tutte le altre subordinate, questa subordinata comparativa presenta la forma esplicita. Nella forma esplicita abbiamo i vari gradi dell'aggettivo, quindi quello di maggioranza, di minoranza e di uguaglianza. Quello di maggioranza è introdotto da più, che troviamo nella proposizione reggente, mentre la subordinata è introdotta da che. Oppure nella proposizione reggente abbiamo più e nella subordinata di come. E così via, sia per quello di maggioranza, per quello di minoranza e uguaglianza. Un po' come la subordinata consecutiva, dove è presente un elemento nella principale e un elemento nella subordinata. La forma esplicita ha il verbo all'indicativo, ad esempio la canzone ha avuto più successo di quello che speravo. Ecco che abbiamo un elemento nella principale e un elemento di quello nella subordinata. Ha il verbo al congiuntivo. Gli alunni furono più numerosi di quanto avessimo previsto. Ecco l'elemento nella principale più e l'elemento che introduce la subordinata comparativa di quanto. Ha il verbo al condizionale, se la comparativa indica un paragone solo ipotetico. Avevamo meno denaro di quello che sarebbe stato necessario. Quindi abbiamo l'elemento nella principale meno e l'elemento che introduce la subordinata comparativa di quello. Nella forma implicita può essere solo di maggioranza e ha il verbo all'infinito, preceduto dalle locuzioni piuttosto che, più che. L'esempio, preferisco parlare piuttosto che stare zitto. Oppure, chiacchierare più che lavorare.